Bella. Bene, bene, grazie, grazie. Piaciuta? Tanto. Mi fa piacere. Allora, andiamo subito, allora, andiamo io avanti. Io voglio incominciare a chiamare tre attori. Va bene. Da Salerno. Bene. Domenico Scarpa, Lina 40 e Emanuela Scarpa. Va bene, un applauso amici, eccoli qua, eccoli qua. Allora facciamo mettere in mezzo Mary, così facciamo qualche domandina io e tu. Bene, bene, eccoci qua. Perfetto, perfetto. E allora, come si va? Tutto bene. Allora, io faccio una domanda a te e poi lei fa una domanda a lei. E allora, tu sei l'attrice, diciamo, un piccolo ruolo, ovviamente nel film La violenza ti segue. E allora, diciamo, per la prima volta il tuo primo esordio cinematografico, diciamo, con questo cortometraggio. E allora, cosa hai sentito nel tuo cuore facendo questa cosa con i maltrattamenti sulle donne, la violenza, maltrattamenti agli anziani, maltrattamenti ai minori e così via? Allora, io sono stata molto emozionata per questa... ecco, piccola niente. Ma importante. Allora facciamo un applauso a Lid che è molto emozionata, ma poi la vedremo in televisione. La vedremo in televisione. La vedremo in televisione in senso nel corto che noteranno molto. Allora la piccola, la piccolina Emanuela. Emanuela, come... Allora, quanti anni hai? Vediamo prima. Sei. La miseria, 6 anni? Sì. Ah, ti è piaciuto recitare? Sì. Veramente? Sì. Ma come sei bella. Grazie. Prego, una pausa, eccola qua la piccolina. Allora, Domenico, invece, anche per te è stata la prima volta, quindi che emozione hai provato e ti è piaciuto? Mi è piaciuta, un'emozione grande, quindi poi lavorare con Enzo, tanto. Va bene, anche lui è un po' emozionato. Enzo. Vabbè, basta solo un applauso e poi si ripiglierà da voto. Eccolo qua, eccolo. Vabbè, qua. Normale comunque. Normalissimo, è normalissimo, normalissimo. È la prima volta. Giusto. Vabbè, comunque avete fatto un corto, una piccola parte, però molto molto importante per tutti quanti. Sì, diciamo per i maltrattamenti agli anziani, lui infatti apparirà in questo stato. Va bene, allora. Poi dopo lo vedranno. Lo vedremo e in televisione. Giudicheranno anche da casa. Va bene, un applauso a questi attori bravissimi. Prego. Grazie, buon Natale. Avanti con il prossimo, Mary.